Abu Taib, detto Amutanabbi, nacque a Kufa nel 905. Misteriosa l'origine del suo soprannome, Amutanabbi, appunto, che significa colui che si è fatto passare per profeta. Trascorse la vita nelle principali città del vicino Oriente come poeta itinerante, spostandosi di corte in corte, di città in città, alla ricerca di generosi mecenati. Dopo un periodo giovanile in cui si dedicò a temi intimi e personali, una volta divenuto poeta ufficiale di Seyf ad-Dawla, signore di Aleppo, intraprese la via del classicismo, celebrando le gesta e le virtù dell'emiro. Le poesie composte in questo periodo, durato 9 anni, sono componimenti ufficiali e legate alla struttura della Qasida, del periodo abbaside, ma non mancano di innovazione stilistica e contenutistica. I suoi versi sono un esempio di virtuosismo compositivo, rappresentato soprattutto dall'uso delle figure retoriche, dell'antitesi e dell'iperbole. Controparte del panegirico, Madih, oggetto principale del lavoro di Amutanabbi, troviamo la satira Hijaz. Dopo aver lasciato Aleppo nel 957 a causa delle inimicizie all'interno della cerchia dei poeti di corte, si recò a Damasco e poi al Cairo, dove incontrò il sovrano ex schiavo Kafur, che provò sia la vena encomiastica che quella satirica della poesia di Amutanabbi. In Egitto rimase 4 anni in attesa di un governatorato, che non arrivò mai. Nel 962 scappò in Arabia e poi in Iraq. Dopo un breve soggiorno a Kufa, si stabilì a Baghdad, dove iniziò a frequentare la corte e i salotti del califfo e del visir, e dove incontrò numerosi poeti e letterati, tra cui Abul Faraj Isfahani. Dopo circa un anno si rimise in viaggio e, dopo aver passato gli ultimi anni della sua vita passando di corte in corte, trovò la morte in un agguato di briganti, ritornando a Baghdad, che non rivide mai più. Amutanabbi rappresenta indubbiamente un interprete dello stile nuovo, il Badi, tuttavia predilige un lessico meno artificioso e la critica lo considera un neoclassico per la scelta di temi tradizionali cari alla poesia della Jahiliya. Dopo la sua morte, il suo Diwan fu oggetto di un fervente dibattito che si colloca all'interno di quello più ampio tra gli estimatori della poesia antica e quelli della poesia nuova. Dopo 2 secoli, Amutanabbi si assicurò la fama di poeta arabo per eccellenza. Per secoli, la vita letteraria araba sarà influenzata da Amutanabbi, ripagando il suo famoso orgoglio. Il tempo diffonde i miei poemi. Se dico un verso, già lui lo declama. La mia poesia fa correre chi non incede e fa cantare chi mai osò cantare. Lascia ogni voce che non sia la mia. Io sono l'uccello che canta e il resto è l'eco. O festa, quale nuovo stato apporti? Quello passato, stato di dolore, o uno nuovo, nuova vita in fiore? Gli affetti miei li strappa a me il deserto. O se deserti e deserti ti strappassero a me. Così ricerco le alte cime inquieto. Per questo, miei compagni nel deserto, son la magra cammella a passo quieto e il lungo cavallo dal pelo corto, traversano i deserti che attraverso. Più dolci della spada che ora porto, al fianco quelle bellezze gentili e snelle sarebbero che nell'universo splendono al par di quella nei profili. Del mio cuore e del fegato più niente il tempo ormai lasciato, che una bella con occhio o colla possa soggiogare. O voi due che da bere mi versate, c'è del vino le vostre coppe a orlare? O non piuttosto pure e veglie armate? So fatto di sasso e muta roccia? Come mai questo vino non mi smuove, né una goccia né il canto mi commuove? Se del limpido vino bruno voglio, lo trovo, ma la persona cara è perduta. Ma dal mondo cosa mai mi è toccato? Per quel che il mio pianto sono invidiato. Sono un ricco con la mano in riposo, col cassiere che dorme ricco sì, ma di promesse ricco e danaroso. Presso bugiardi capitato qui, né cenare né andar via l'ospite può. La gente vera è generosa infatti, loro sono generosi in pura lingua, alla polvere loro e i loro accatti. Un'anima delle anime la morte prende, se oltre il suo disfarsi la mano tende. Ogni nero schiavo che ha ucciso o tradito il suo padrone ritrova in Egitto la via spianata libero il tragitto.
L'eunuco il capo è qui diventato degli schiavi fuggiti, qui è servito e il libero, ma lo schiavo è servito. Dal sonno presi i custodi d'Egitto, trascurando l'insidia delle volpi, ed esse, libere dai contraccolpi, hanno spento la loro brama mangiando l'uva che le sfama. Il servo a un libero non è fratello, seppur nato nelle vesti del libero. Lo schiavo compra insieme al randello, perché lo schiavo è insolente e corrotto. Incredibile tempo questo tempo. In vita mia mai avrei pensato che uno schiavo fosse lodato. Né che vi fosse un tempo, questo tempo, sospettai mai in cui gli uomini veri sarebbero spariti e qui è rimasto in vita solo il padre sbiancato. Né che a questo nero dal labbro forato in ogni vece avrebbero obbedito questi servi vigliacchi ed insinceri. È affamato di versi e azzanna le mie scorte e mi trattiene perché poi si dica d'un uomo di valore legato alla sua sorte. Maledetta madre, che situazione! Pari alla tribù del cammello creato per fuggire da cattivo ostello. Di fronte al tal obbrobrio, o dolce morte, per chi è nell'abiezione acqua bevuta, quasi frutto gandito, erba goduta? Al negro eunuco chi ha mai insegnato la Mecca onorata e chi lo ha elevato? Gli avi cacciatori o la sua bianca gente? Oppure quell'orecchio sanguinante nella penosa mano di un mercante di schiavi o il suo valore che se arriva a due oboli già più non si accetta? Il povero Kafur, sua barzelletta, nell'abiezione fra gli abietti il degno ad ogni scusa, sebbene certe scuse del vituperio stesso siano il segno. Se a fare il bene i puledri bianchi scalpitano impotenti e ritentare, i negri castrati che potrebbero fare? Troppo piccoli sono i desideri dell'animo, perché si deve poi morire e svanire. Per il giovane è meglio guardar la morte dal volto scuro che l'onta patire. E se eterna fosse la vita, che senso avrebbe il coraggio? E se necessita la morte, che almeno non sia svilita. Della patria faccio a meno, non ho voglia del paese lasciato. Non desidero acqua, anche se ardo assetato, e sui cammelli il sole e lancia infiammata. In me il segreto resta inattingibile all'amico e nessun vivo forte l'ha mai afferrato. Nel 2002 esce Il giorno del giudizio, Yawm al-Din, pubblicato in Italia nel gennaio 2021 dalla casa editrice La Tartaruga e tradotto da Arianna Tondi. Primo romanzo di Rasha Alamir, scrittrice nata a Beirut e fondatrice, insieme al fratello, della casa editrice Dar al-Jadid, che si distingue nel mondo arabo per la notevole cura dedicata alla sua produzione. Protagonisti indiscussi di quest'opera prima sono la lingua araba e il poeta Abbas di Ammutanabbi. Da sottolineare la scelta linguistica adottata da Rasha Alamir, una varietà di arabo classico colta e ricercata, in grado di caratterizzare perfettamente il protagonista della vicenda e allo stesso tempo un omaggio alla lingua dell'opera di Ammutanabbi, simbolo dell'arabicità e unico personaggio che viene indicato per nome nel romanzo. Vincitore del premio Nassilaus 2020 e del premio Rotary Cosenza Nord 2020, Il giorno del giudizio segue le vicende di un imam di 40 anni, nato in un paesino di montagna, in un mondo arabo volutamente imprecisato, che ha compiuto gli studi tradizionali degli uomini di religione, scienza del Corano e delle tradizioni profetiche, teologia, diritto, lingua e letteratura araba, per poi divenire impiegato nel Ministero degli Affari Religiosi. Quando si trasferisce nella capitale per ricoprire il ruolo di imam, predicatore e insegnante di un'importante e decisiva moschea, l'incontro con una giovane donna cambia radicalmente la sua vita. Tra loro nasce ben presto una grande amicizia, fondata sulla reciproca ammirazione per il grande poeta Ammutanabbi e che a poco assume i tratti dell'amore. Minacciato di morte, la confessione dell'imam, raccolta faticosamente durante la sua reclusione, in seguito a una fatwa emanata contro di lui dai fondamentalisti islamici, diventa così non solo il pretesto per ripercorrere la storia di una vita, ma anche uno strumento di salvezza e liberazione. Per conservare la purezza del primo incontro e l'enorme patrimonio di intesa, agitazione, emozione e intimità che questo amore ha significato.